abuelitas, unas nonas, nos decían que para el 2 de febrero de cada año ellos recordaban a su familia porque ellos nunca supieron que ese barco que se vino llegó la gente con vida. Ellos siempre pensaron que se quedó en alta mar, que se hundió y nadie más supo nada, hasta como en el 1980, cuando una tía Marieta Bolívar, ella supo que los italianos no sabían de la existencia de esta De las descendientes. colonia acá en Capitán Pastene. Sono partiti da Francia, del porto della Rochelle, si chiama, la nave si chiamava Aruba, sono arrivati al porto di Talcahuano, in Cile. Una abuelita de apellido Justi, Olimpia Justi, y ahí contaba historias que cuando venían en el barco ella tenía 5 años, le daban carne a los tiburones porque querían subirse al oruba, al barco. ¿Cómo así? Le tiraban carne abajo a los tiburones para que Alimento. se Para alimentarlo. desaparecieran del lado. Ahí es cuál. ¿Cómo se llamaba este nombre? Olimpia Justi. Era la única nona como que conocimos en el fondo que podría habernos contado historias más reales. ¿Qué más le Sí. contaba esta nona? Que se marearon durante el viaje, vomitaban, pero todo. Y las mamás que venían embarazadas, solo una conservó a su bebé, que fue el primer descendiente de Capitán Pastene, el primer niño de emigrante, Don Pastene Fulgieri. El pastel que nos llevaron. El resto, todas las mamitas perdieron su bebé en el viaje, Claro, por los movimientos, todo ha lo que sido significa el mar. una tremenda odisea, debe haber Sí. sido también ese viaje que tuvieron que ellos experimentar en realidad. Sí. Quando sono venuti con il primo o con il secondo Con il viaggio? secondo viaggio. In spagnolo, Sí, sé lo que nuestros nonos nos transmitieron de alguna forma. Ahora yo creo que ellos no fue un viaje muy agradable.
è stato un po' brutto il viaggio. La verità è che yo creo que ellos de alguna forma borraron un poquito esa historia, entonces no lo transmitieron mucho cómo fue el viaje y la llegada también fue muy impactante para ellos, ya que se suponía que habían casas construidas, terrenos con su, y no existía nada de eso. La evidencia está en algunas fotografías donde lo que los donde ellos llegaron fue un galpón gigante, donde tuvieron que dormir y vivir y comer ahí por mucho tiempo, con sus hijos. Estas eran familias donde venía mi nono Francia de 8 años, y con muchos hijos chicos. O sea, quiero que se formen la idea de ese viaje de un mes, bajando de Talcahuano, tomando un tren lleno de maletas, cargado de niños, subiendo, llegando a los sauces, en donde ahí los esperaban carretas, cansados, sin comer, subirse a estas carretas, tomar maletas, tomar los niños en brazos y viajar horas para llegar a un lugar donde solo había un campanone grande y esa era su vida nueva, donde dejaron toda su familia, se desconectaron con los lazos más profundos del ser humano, se desconectaron de su familia, de su tierra, de sus raíces, y llegan acá y arman, y yo no sé cómo fue ese espíritu, pero me trato de poner en su lugar y armarse desde ese momento a decir, aquí estoy, el nono como responsable un poco de esto y la mujer diciendo, ya vamos, o sea, hay que hacer pan, hay que cocinar, hay que dar de comer a nuestros hijos y démosle. Tú tienes que entender que ellos denominaron ese lugar, lo llamaron el Calvario. O sea, si logramos penetrarnos y poder entender y conectarnos con esa historia, y esa palabra, el Calvario, suena tan fuerte que ahí hay algo que sucedió que no lo transmitieron. O sea, yo estoy hablando desde mi imaginación, porque finalmente esa palabra resume todo. Ese lugar donde estaba el campanón lo llamaron el Calvario. Llegaron en marzo, al comienzo de invierno, entonces seguramente pasaron ahí muchos meses. Y avevano promesso loro delle case, un'altra storia, ¿no? Sí, loro lo hanno promesso delle case, anche delle mucche, delle galline, tutto quello per imprendere una vita nuova. E questo non c'era? Non c'era, c'era questo campanone, dove tutte le famiglie dovevano dormire e comere, tutto quello. Lì aveva le fotografie, non è una bugia mia, e quello è la verità. Così è successo. I nostri nonni hanno tenuto che imprendere la vita di quello momento, e per questo io penso che i nostri nonni non ci insegnarono a parlare italiano. Perché quello è lo che più ci duele, che si è perduto, il idioma. Perché con estas ganas di sentirsi en tierra, en sentirse empoderado, en sentirse que esta es mi vida, me pertenece, dejo fuera y vuelvo a empezar una vida nueva desde la nada. O sea, yo tengo que hablar español, tengo que enseñarle a mis hijos a hablar español, porque esta es mi vida. Yo no voy a volver a Italia, yo no voy a volver a estar con mi hermano, ni volver a mi tierra, porque no tengo los recursos para hacerlo y porque esta es mi vida. Stai dicendo una cosa molto interessante per gli antropologi, visto che i tuoi nonni, i vostri nonni, insomma,
nonni e bisnonni. La donna comunque. Che era la prima che è arrivata? La prima donna. Ah no, la prima donna? Che è arrivata, col papà, chi è arrivata? Della famiglia? Sì. Eso del 2004. Ah sì, era il... Era quanto, no, però qual era il chico? Il nonno o la nonna? Del nonno? La nonna, la mamma di Enrique veniva di un anno. Sì. Venía debajo del buque, donde venía el chancho. Y donde venía en parrotero y chancho. Con Imayali. Sí. Es lo peor que ella. No, la sufrieron mucho. No, ha sufrido troppo porque cuando uno era piccolo y que ascoltaba toda esta historia, todo, y cuando uno dopo poi es grande, yo he tenido la oportunidad de leer, ¿te recuerdas de leer lo que tú has dicho? De una ragazza que se llamaba Pepa, que no ho mai saputo quién era, pues. Y lei. C'aveva 25 anni, 23, 25 anni, e diceva, la lettera diceva, mamma, come mi piacerebbe ritornare qua, non so cosa mangiare, la terra è infertile, e il viaggio è stato bruttissimo. Quando leggevo la lettera, l'unica cosa che faceva era piangere, perché uno, quando è piccola, ti raccontano tutte queste storie, mio padre, il nonno, che hanno sofferto tanto, che qua era tutto campagna, alberi, basta. Poi non c'era lavoro, non c'era niente, perché le avevano detto che c'erano delle piccole case, vero? E che aveva lavoro, invece questa lettera qua dice che non c'era niente. Che poi dopo io se l'ho dato a un prete perché... Perché lui è rimasto quando io gli ho raccontato della lettera. E lei diceva che non aveva neanche per dare da mangiare ai suoi bimbi. E che se aveva un po' di soldi, lei tornerebbe felice in Italia. Perché diceva la lettera che almeno la aveva da mangiare. E qua doveva aspettare della gente che aveva i soldi per poter ricevere qualcosa da mangiare, un po' di latte, qualsiasi cosa. E che nel viaggio... E diceva che le chiedeva a quei due o tre signori che c'erano lì che avevano dei soldi che per piacere le facilitarono un po' di latte per i bimbi. Perché non potevano fare niente perché la terra non era buona, no? Non potevano produrre niente. E lì uno comincia a dire, oh Dio. Quante famiglie? Sono arrivati 88 famiglie, 23 credo nell'anno 1904 e l'altra nel 1905. Il mio nonno, Bartolomé Leonelli, è arrivato nel 1904 e la mia nonna, Maria Guidotti, nel 1905. Maria? Guidotti Giovine. Guidotti Giovine. E questo nome, questo bel nome, Erminia, viene da qualche parente, qualche nonna, qualche zia? La nonna si chiamava Erminia. Giovini Giusti. La nonna è materna che è arrivata con sua figlia, che era la mamma di mia mamma. Perché la nonna anche è arrivata in Cile nel 1905. Sì, 1905. Mm-hmm. Sua nonna e suo nonno sono arrivati nel 1905 con la mamma che si chiamava Maria, che era piccolina, aveva solo 2 anni. Sì. Quindi lei è nata nel 1924, hai detto, Erminia, no? Sì. 26. Dunque, nata in Cile, con i fratelli nati in Cile, come andava il parto nelle famiglie quando nascevano? Chi c'era in casa? Chi assisteva? Come era aiutata la mamma? Chi la aiutava mamma a tenere su guagua? Come lo hacía nella casa? Eso quiere saber. La nona. Tu nona. La nona Erminia atendía todo el parto. ¿Todo el parto? Sí. ¿Solo la nona Erminia? La nona Erminia atendía todo.
¿Cómo lo hacía? Dice, ¿te recuerdas cómo lo hacía, la atención de los partos? ¿Qué hacía? Era muy buena, se ve que había estudiado, tenía su título de matrona. Era matrona titulada. Sí. Quindi ostetrica, se in italiano. Sì. Le patrici, si diceva in Italia. Perché dice titulata, Titulata. Gli era molto bonita. Matrona in spagnolo. Matrona, sì. Era molto bella. Era molto bella, molto bonita, molto bonita. E una domanda. Ella venía con su título de Italia. Sí. Y en el viaje tuvo que ayudar a alguien. Ay, no sé yo, pero iba a atender a todo el mundo sin cobrarles nada. Pero era matrona titulada. Questa è una notizia per noi importante, quindi sappiamo che in questa intera comunità che parte c'è una levatrice, quindi hanno anche già previsto che ci sia la levatrice qualche volta. Perché ieri ci hanno raccontato che molti che erano incinte i bambini sono morti in realtà durante il viaggio. De alguna forma las nonas aportaron y fueron protagonistas también de esto. No tan solo el nono, ellas fueron protagonistas de esta historia. Sí, ho sentito parlare de la mia bisnonna, que ha estado muy, con mucho esfuerzo, muy sacrificado, siempre trabajando desde la mañana hasta la noche mucho, contribuyendo también al desarrollo de alguna forma, picando tierra, haciendo huerta, criando animales, lavando ropa, y también a las nonas se le debe de alguna forma lo que hoy día somos como pueblo turístico. No hay que olvidar que de ellas rescatamos el tema gastronómico, que ellas nos dejaron el legado gastronómico, en donde muchas recetas a lo mejor se modificaron porque los recursos eran mínimos. Hacerle crescentine con letiguelle, con la harina. La colonia tuvo 5 molinos. Cinco molinos, en donde era molino a agua con piedra, donde hacían la harina y hacían una, por ejemplo, la polenta, que no la hacían de grano, la hacían con esa harina. Entonces también hubo en el tema gastronómico hubo una reestructuración del área gastronómica, porque había que hacer, como se dice en chileno, había que hacer pan con la harina que había. Entonces, eso también es un legado de nuestra zona. ¿Te recuerdas qué cosas te enseñaba tu mamá o tu nona para cocinar? ¿Te recuerdas de palabras, de cosas que hacían o que decían? Los tallarines. La pasta. Todo. Tallarines, los tortellis, que los capelletti, todas las comidas italianas buenas, todas las preparaba. Y aparte además de la comida, ¿qué te enseñó tu nona o la mamá? A tejer, a bordar, hacer los colchones, la sobrecama, frazada, todo se hacía en casa. ¿Los colchones? Sí. Colchones, sí. Todo se hacía en casa. La coperta, anche se faceva a casa. Todo. Con lana con lana de pecora. Con lana de pecora. Sí. Sí. Tutto se faceva a casa. Tutto. Uh-huh.
se faceva tutto, perché prima per cucinare si faceva l'orto per avere a casa tutte le erbe, tutte le verdure, anche la frutta, perché aveva frutti a casa, si faceva la roba, si faceva tutto questo che dice mia mamma per il letto, si faceva tutto a casa. Prima non c'era niente. Dopo, sì, tanti anni dopo c'è un mercato, una tenda, un negozio, ma prima si faceva tutto a casa. Quindi sono dei veri pionieri, sì. Con tutte le loro cose, tutto va fatto lì. Da far nascere i bambini, ai materassi, alle case. Tutto, anche la roba, tutto si faceva a casa. Sì, in casa, sì. Tutto. Los colchones, el sol, la cama. El zapato también. Los zapatos. Las carpas. Todo se hacía en casa. ¿Y cuál era aquí? ¿Habían un santo, una santa? ¿Le nonne? Le nonne era muy católica. La chiesa la han fatto tutti insieme. E dopo di un tempo hanno deciso che devono collaborare e hanno fatto la chiesa. E hanno costruito la chiesa? Sì, tutto insieme. E lì era San Felipe Neri, nella chiesa, sì, il patrono della chiesa. Sì. Sì. Cuando llega el cine sonoro a Capitán Pastene en 1933, más o menos, porque en 1930 aparece el cine sonoro en Estados Unidos. Y a muy poco tiempo después llega a Capitán Pastene el cine sonoro. Y la revolución del cine fue que la colonia pudo ver y escuchar cine hablado en español. Como las películas argentinas de la época, mexicanas sobre todo, porque ellos hablaban dialecto, no hablaban italiano, y era más fácil entender la película hablada en español que estar leyendo subtítulos porque no sabían leer. ¿Avanti? Allora. Tutto originale la butaca della epoca, è tan tal qual desde 1910. 200 persone comodamente sentadas, 200 persone comodamente sentadas, la capacità del cine. No, 200 no. 200. No. 200. Vabbè, perché c'è anche sì, ok. Sì, 200 persone. Fue el lugar más importante del cine entre 1917 a 1930. Aquí estaba el piano para la película muda. Películas mudas venían con partituras. Thank you.
esta, por eso nosotros aquí, la vera vide italiana. La vera vita italiana. Las carcenta, por ejemplo, carcenta. Claro, la carcenta. Che sorpresa venire fin qua e trovare esattamente questo attrezzo, basta proprio scegliere. È italiana, sì. Macchina italiana. Sì, no, ma non è solo italiana, è proprio di un lugar preciso, quindi... Sì? Sì, dell'Appennino modenese, solo lì lo trovi. E tu fai le crescente? Sì. Per te, per la famiglia o anche per... Per tutti. Per tutti. Sì. È un posto un po' speciale. Sì, siamo in il, Emporio Montecorone e abbiamo in questo spazio abbiamo voluto un po' di riportare o dare a conoscere la storia di Capitan Pastene con le fotografie, con le cose antiche e che la gente venga qua a prendere un prosciutto o qualche cosa, però prima... tiene che sapere la nostra storia, delle nostre nonni, perché noi facciamo i prosciutti perché noi siamo nipoti di Coloni e lo abbiamo imparato da tutti lui. E quello è molto importante per noi, è un negozio che parla della nostra storia. Della nostra storia come famiglia, anche cosa che viene dall'Italia. Sì, io te lo dico. Sì. Lo so, qualche cosa viene in Italia e la è quella come non lo so come si dice, una, come una pentola lì che l'ha portato la nonna d'Italia. Sì. Una pentola che ha portato i nostri nonni, là, se tu vedi questo sta fatto senza nessuno corte, sì. Lo hanno fatto con... sì, senza saldature. Sì, e questo è una delle cose che è rimasto qua, che lo hanno portato i nostri nonni, questo. Lo usava per cucinare, quindi. Perfetto per cucinare e così veniva, se tu volete, più meno caldo, veniva così, è più caldo, le metti qua, vedi? E abbiamo deciso di metterla perché è un ricordo molto bello delle nonni, che sono le cose che hanno portato. Vi ripeti la data di arrivo? È nel 1905. E questo cos'è? Questo? Questo è un bilancio che ha portato il mio nonno dall'Italia. In quale viaggio? Nel 1904 il mio nonno Bartolomeo ha portato questo dall'Italia. Ma non so se questo è italiano, mi sembra che è un po' marca tedesca, ma... era portato di qua, nel 1904, nella nave Aruba, perdon. Sì, questo... Che cosa, di mestiere, di professione, cosa faceva? Era contadino, per quello penso che questo era un articolo molto importante per lui, perché con questo facevano il peso dei prodotti agricoli. Thank you.
Y pasaron susto cuando venían viajando. ¿Pasaron susto cuando en el viaje? Ah, sí, se acordaban siempre del viaje, que sufrieron mucho, sí. ¿Qué decían? ¿Cómo había sido muy el viaje? Muy largo el viaje, pasaron hambre y todo, sí. Porque fue de hartos días. ¿Hartos días? Sí. Fueron meses. O sea, meses fueron, pues. Sí, porque por el viento. El viento. Llegaban temporales de repente. Temporales. Temporales. Eso, claro, eso sí que es peligroso. Sí, eso es peligroso. Antes no les pasó nada. Si hubiera pasado algo en el mar, no estaríamos nosotros. Sí, cierto. Cierto. Ahí hemos muerto. ¿Y qué recuerdos tienen de la mamá? Era muy cariñosa. Muy cariñosa. Sí. Muy afectiva. Amable. Era buena con la gente. Sí. Y con nosotros. Sí. ¿Y cómo se llamaba la abuela? Luisa. Sí. Luisa Cantellani y el nono Luis Leonelli. Odorici. 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 Él. Y ella Cantellani está ahí. Cantellani es un nombre. Tayazuki. Tayazuki. Sí, es. ¿Y qué se acuerdan de su nona, de su abuela? Era muy católico ella. Muy católico. Y a la misa todo, lo mismo. La misa. Sí. Todos. Y yo me acuerdo que la abuela iba rezando. Yo me iba con ella y me acuerdo, estaba chica, sí. Me acuerdo. De un rosario. De que salía de la casa hasta que llegaba a la iglesia. ¿El rosario? Sí. ¿Y tenía algún santo? Harto santo tenía. Sí, de la Virgen. Ah. Sí. La Virgen. Virgen. ¿Algún santo? La Virgen del Carmen, el Batuano de Chile. También, sí. ¿Cómo? Nosotros casi no nos acordamos, porque casi nada. La verdad, poquito, porque cuando recién llegaron. Quito en Corvina, Guadaña. De esas cosas tienen que traer Corvina y la Guadaña. No, y fierros, presto, y pigue. Esas cosas usaban antes, sí. Il prosciutto Montecorone non è un prosciutto, un trozzo di carne, è un prosciutto che aveva dell'alma dei nostri nonni. Senti, il riconoscimento del marchio prosciutto di Capitan Pastene. Sì, sì, quello è stato molto importante per il DOP del prosciutto di Capitan Pastene, perché perché anche un riconoscimento alla storia, e del lavoro di tanto tempo, della qualità del prodotto. E sono le poche prodotti di Cile che aveva dell'Etiopia. Non sono tante. Ecco. È l'unico prodotto della novena regione che aveva dell'Etiopia. Sono le 16 dal Cile. È quello prosciutto che è nostro, che non è lo stesso che in italiano, però è un prosciutto che aveva quello di merquén che io ti raccontava, questa fusione con il merquén, che anche quello in un piatto di carne come il prosciutto, come un pedazzo di carne come il prosciutto, anche questa
conexión con el merquenque propio del pueblo mapuche, parla de la historia de Capitán Pastene. Quello producto parla de la historia de Capitán Pastene. Porque quello tan italiano como el fare prosciutto y quello tan mapuche o tan chileno como el fare il merquen se unen y hacen solo un producto. Eso habla de lo que somos. Con el aire de la cordillera Nuevo El Buta, entonces había le tre características: Italia, Mapuche, Chile, con su aire, forman un solo producto. ¿Puedes explicar qué es el merquén para quien no lo conoce? El merquén es un peperoncino que lo fanno el Mapuche. Viene prima, tú fai el raccolto de quello peperoncino que de una característica especial, y dopo viene fumicato, y dopo viene macinato così, está listo para condire. Pero para mangiar, mi piace la buona. Sí, quello me manca, un aceto vero, un parmesano vero. Tutto quella roba lì, che qua è difficile trovarla. Lo spec, tutta quella roba lì. Ah, beh, qui fate tutto il prosciutto fumicato, ne fate tanto, quindi. Sì, mia madre ne fa, sì. Ne fa lei? È lei, sì. È lei che lo fa? Lei fa, le ha fatto, le ha insegnato poi a mio fratello, che fa il jamón, tutto il chancho. Lei fa tutto. Lei si è insegnato a fare la coppa, tutto, le salsicce, fumicata, e poi dopo io lo porto di fronte al ristorante. Perché noi finora abbiamo visto che erano gli uomini a fare queste cose. No, mia mamma. Noi siamo stati dietro a lei perché già lei voleva fare tutto, e noi no, già, stop, ha lavorato troppo già. Ma per lei è lì, sempre lì a mettere quando stanno i miei fratelli facendo, no. Basta, ha lavorato troppo e io sono così, facendo la molenda, le taglierine, i capelletti, che sempre qua in casa si faceva i fettuccini, i tortellini, tutto. E io come era una di quelle ultime figlie, che era di quelle che non studiavo mica, allora dovevo fare qualcosa, allora ho cominciato a lavorare la pasta. E grazie a Dio è andato bene, e poi dopo io andavo a alberghi, facevo delle serate, e cucinando tutto quanto. Poi dopo non mi sono mica reso conto quando ho avuto il ristorante, che non voleva mica il ristorante, era troppo lavoro. Ma adesso sono felice con il ristorante, già sono 17 anni. Vale, dai. Dai. Conversado, que me acuerdo yo que en Italia hay poca tierra, se hacían casas encima de los ríos. Se acordaba harto de Italia, sí, ellos, los dos. Sí, como que ya de menos, porque siempre se acordaban, ellos hablaban en italiano. Ya. Pero, por ejemplo, mi papá no sabía. Papá no sabía italiano. No lo aprendió, pero los abuelos hablaban por italiano entre ellos. ¿Y se acuerdan? En italiano. Nosotros lo entendíamos. ¿No lo entendíamos? No. ¿Y te acuerdas de algo que dijeran en italiano? No. ¿Alguna palabra? Palabra. ¿Cuando lo retaban? Pobre ragazzella, decía. ¿Qué quiere decir eso? Pobre ragazzella. Ragazzella. ¿Pobre? No. ¿Pobre? Sí, pobre. Sí, pobre. Ragazzola, ragazzola, sì, 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 povera ragazzola, sì, algo más? Povera ragazzola, la parola che decía in pistol, che decía? Ah, pobre pistol, che sarà? Povero pistol? Pobre pistol, che sarà? Povero pistol, che sarà? E lei domanda cosa significa? Povero pittor, povero. A lo mejor lo retaba con eso, o no. Pittor, sarà pittore, ma pittore. Era come un reto. Era un reto? Sì, sì. La
La nonna diceva alcune parole in dialetto, però per esempio hola, buen día. Per esempio la quasi alle 14 anni ho saputo che quello dello spumador, che si dice qua, che è eso de per sacar la sopaipilla o lo frito, che si chiama qua in Cile spumador, io la chiamava la ramina. E dopo, come le 14 anni, ho saputo che quello che io pensavo che si chiamava la ramina, qua in Cile si chiamava spumador. Quando fate il brodo? Sì, anche quando, per anche fare il gnocco fritto, no, così, no. Per quello che portare in... Si chiama ramina in Italia. E la mia nonna diceva sempre, anche la mia mamma diceva sempre la ramina. E io sono andata a cercare una ramina a un negozio. E le dicevo, voglio una ramina. Come le 14 anni. Che cosa? No? Voglio una ramina. E lui non mi capisce che cosa voleva. E lì ho saputo che quello che io le dicevo sempre ramina si chiamava spumador. Sai, quelle sono le parole che si hanno immesso tanto che no. Ma io ti ho detto che la canzone più importante per Capitan Pastene, che cantavano molto gli italiani, era quella di quel Mazzolin di Fiori. Questa è una canzone che ancora si canta a Capitan Pastene. Sì, per le feste, per il matrimonio, per il compleanno, per tutta, per la festa di marzo, per tutte le feste si canta quel Mazzolin di Fiori. Perché è un bel Mazzolino. Lo voglio regalare. Perché è un bel Mazzolino. Lo voglio dare un mio amoretto questa sera. Questa saben che non si bagna, ti lo voglio regalare, ma da ben che non si bagna, ti lo voglio regalare. Cantala tu, se lo sai. Guarda ben che non si bagna, che voglia regalare. La vuoi cantare a mia amore, questa sera quando ve, questa sera quando ve, sera una brutta sera. E perché sabato sera non è venuto a me, non è venuto a me. Questo è un amore.